Andiamo oggi a esplorare la galleria del museo che ospita i dipinti dell'Ottocento. Qui la nostra attenzione viene attratta da una piccola tela in cui vediamo una stanza in penombra, illuminata da una finestra sullo sfondo. Nella camera una giovane donna defunta è distesa su un letto, con i lunghi capelli sciolti sul guanciale. Stringe fra le mani un crocifisso, mentre ai piedi del letto arde una candela. E dall'altro lato un uomo inginocchiato piange tenendosi il viso fra le mani. Si tratta di una scena carica di drammaticità, resa in modo sapiente dal pittore, il piemontese Eleuterio Pagliano, grande protagonista della pittura romantica del secondo Ottocento. Il quadro, realizzato nel 1861 e acquistato nel 1992 dal comune di Monza, rappresenta un tema perfettamente calato nel contesto della pittura del romanticismo. Rievoca infatti un soggetto tra storia e letteratura, vale a dire la disperazione di Jacopo Robusti, il celebre Tintoretto, sul letto di morte della figlia Marietta, detta la Tintoretta. Primogenita del pittore, nata intorno al 1554 da una relazione del padre con una donna tedesca, Maria fu da sempre la prediletta di Jacopo, che fin da bambina la voleva accanto a sé in bottega e sui cantieri di lavoro, secondo la tradizione, vestendola da maschietto e facendole imparare l'arte del disegno e della pittura. Così la descrivono i contemporanei. Oltre alla bellezza e alla grazia e al saper suonare di clavicembalo, di liuto e di altri strumenti, dipinge benissimo e ha fatto molte belle opere. Valente musicista, pittrice e ritrattista assai apprezzata all'epoca, Marietta fu richiesta presso importanti corti europee, ma il padre non la lasciò partire e la maritò con un gioielliere tedesco. Sembra che la morte prematura del bambino nato da questa unione a soli 11 mesi abbia gettato Marietta in uno stato di debilitazione tale da condurle alla morte all'età di circa 30 anni, mentre si trovava a Mantova assieme al padre. È tumulata a Venezia, nella chiesa di Santa Maria dell'Orto. La scarsità di informazioni sulla sua vita hanno trasformato la Tintoretta in un personaggio quasi leggendario, protagonista nell'Ottocento di vari romanzi e drammi storici. Parallelamente alla produzione letteraria si assiste alla realizzazione di dipinti legati all'episodio della morte. Tra questi la tela, il Tintoretto che dipinge la morte della figlia, di Léon Cogniet, oggi conservata a Bordeaux, che qui vediamo in una riproduzione a stampa del Metropolitan Museum di New York. Lo stesso Eleuterio Pagliano replica questo soggetto in due quadri, quello esposto a Monza e l'altro, leggermente più grande, conservato alla Galleria d'Arte Moderna di Milano, a testimonianza del successo della produzione di stampo storicistico romantico tipica della metà dell'Ottocento.